decorato di medaglia d'oro al valor militare, e insieme con lui anche il compagnone della provincia e quello della comunità di Podenzano, la rappresentanza delle Croce Rossine, oggi più che mai importanti e all'attenzione del nostro mondo. I compagnoni, 26 compagnoni delle comunità di Signore, in rappresentanza di 45 paesi della provincia di Piacenza. Emozionante delle comunità, dei 45 comuni che costituiscono la provincia di Piacenza, arrivano qui ai fini della comunità di Piacenza e di questa provincia. Davanti a voi il vestito sessionale decorato di 2 medaglie d'oro, 2 importanti medaglie d'oro significative, medaglie d'oro della nostra associazione. Sono 45 gruppi questa sezione e sono oltre 2.400 soci ordinari, cioè coloro che hanno fatto il servizio negli alpini e che si sono iscritti nel corso degli anni alla nostra associazione. Sono una presenza importante per fare festa, naturalmente, perché questa è una festa grande. Ci sono invece Labari, molte altre sezioni amiche che con la loro presenza vogliono testimoniare l'affetto nei confronti dei fratelli alpini di Piacenza e la riconoscenza ancora sentita e manifesta per la grande adunata nazionale. Sezione civile, gruppo antincendio boschivo, gli uomini che attraverso continua attività estrativa si preparano per affrontare emergenze ben conosciute, e chi come voi, Emiliano Romagnoli, non può dire di conoscerle meglio di molti altri. Ricordiamo solo nel 39 tanti interventi, anche Emiliano verranno ora resi gli onori al gonfalone della città di Piacenza, decorato di medaglia d'oro all'onor militare. Alpini, basta! Alpini, attenti! Onori al gonfalone della città di Piacenza! Thank you.
a Podenzano. Si è completato lo schieramento con i simboli che rappresentano le nostre comunità, ma non solo le nostre comunità, rappresentano la nostra storia. Ognuno di questi gonfaloni, ognuno di quei labari racchiude in sé la storia di generazioni di uomini, di fatiche, di glorie, di avventure e di disavventure. Il capogruppo di Podenzano, Giovanni Carlini, nel messaggio che affidava alle colonne di Radio Scarpa, diceva che questa 62esima festa grande era all'insegna del ricordo di quanti sono andati avanti, degli uomini che indossano la divisa quotidianamente e che sono mancati nelle missioni all'estero, nel ricordo di quanti ogni giorno onorano il cappello all'insegna di quei valori di solidarietà e di onestà che hanno caratterizzato la grande 86esima adunata degli alpini ospitata dalla città di Piacenza. È il momento. Di fronte a tutta questa gente veramente è un'emozione, non me l'aspettavo, e quindi io ringrazio tutti quanti voi che siete venuti, amici alpini di tutta Italia, di tutte le nostre regioni vicine e dei nostri gruppi, e ringrazio comunque anche le amministrazioni comunali, il sindaco, gli assessori, tutti quanti che hanno collaborato per la riuscita di questa meravigliosa festa. Grazie. Grazie Giovanni. Magnifica generosità, dando dimostrazione come questo affetto e questo stretto legame che c'è tra gli alpini e i rappresentanti, i responsabili delle nostre comunità sia davvero fecondo e importante. Buongiorno, io saluto tutte le autorità civili, religiose, militari, tutti i rappresentanti del Consiglio Nazionale degli Alpini, del gruppo degli Alpini, il vicepresidente Brugnola. Rappresento l'amministrazione comunale, ma oggi rappresento tutta la popolazione di Podenzano, la città di Podenzano, che vuole rendere grazie per la vostra partecipazione, per l'affetto che ci avete portato in questi giorni e per i messaggi che ancora una volta gli alpini sono riusciti a trasmettere sui territori dove vanno. E questo lo fanno sia in pace, sia in queste splendide manifestazioni, ma anche nei territori in cui sono chiamati ad operare, rappresentando l'Italia, territori difficili, territori di guerra. E in questi giorni a Podenzano c'è stato un grande sentimento che ha percorso tutta la popolazione, ha percorso tutti i rappresentanti delle istituzioni, ma anche occasioni, e gli alpini sanno portare in ogni territorio, sanno portare questo messaggio e questo spirito. Podenzano è la quarta volta che ospita questa festa, dopo il 1957, 1976, 1990 ed oggi. Io ricordo poco le altre feste, però questa mi rimarrà nel cuore, e per questo io vi ringrazio e ancora una volta vi chiedo di continuare, alpini, questo grande messaggio, questa grande partecipazione, intensità, con intensità che sapete fare ogni volta che vi incontrate. Grazie a tutti, Podenzano vi ringrazio. Grazie signor Sindaco. 22 giugno. Un caloroso saluto a tutte le autorità presenti da parte mia, da parte del Consiglio Direttivo del Sezionale e di tutti gli alpini piacentini. Un saluto particolare al Vicepresidente Nazionale Adriano Brugnola,
al consigliere nazionale Corrado Bassi e al revisore dei conti della sede nazionale Roberto Migli. Un saluto caloroso anche a tutti i presidi delle sezioni presenti con i loro presidenti e a tutti i gagliardetti sia della nostra sezione che delle sezioni. Da parte mia un grazie sentito anche ai sindaci che con la loro presenza testimoniano sempre la vicinanza tra gli alpini e le istituzioni. Un bellissimo esempio di questa vicinanza e di collaborazione c'è stato in questi giorni con l'amministrazione comunale di Podenzano, con il sindaco Bisoni in testa, ma con tutta la giunta comunale e con tutte le persone che hanno collaborato. Ringrazio di vero cuore il gruppo Alpini di Podenzano che si è prodigato spendendo tantissime energie perché la lunata potesse riuscire nel miglior modo possibile e direi che per adesso, se anche il tempo ci dà una mano, direi che possiamo essere soddisfatti di com'è andata. Un grazie a tutti i cittadini di Podenzano e alle associazioni che in una bellissima opera di collaborazione hanno lavorato con noi per rendere prestigiosa questa 62esima festa grande. Ganda. Io non mi dilungo oltre, invito sul palco l'assessore Bisotti e l'assessore Bursi del comune di Piacenza, della provincia di Piacenza, se vogliono dare un loro saluto a tutti noi. Grazie. Ovviamente i ringraziamenti sono stati fatti e non posso che farli miei a nome del sindaco di Piacenza che mi ha delegato. È con grande commozione, direi, oltre che soddisfazione, che con questa festa grande risuonano un pochettino i grandi significati della giornata nazionale che abbiamo da poco vissuto a Piacenza. Quindi direi, per ovviamente non dilungarmi, che il significato vero che io apprezzo e spero tutta la cittadinanza rispetto al corpo degli alpini penso possa fare sua, è che in un momento di obiettiva grande difficoltà di tutto il paese oggi abbiamo e viviamo un momento di speranza, un momento di speranza concreta, perché si fonda su una solidarietà e sulla concretezza della testimonianza degli alpini che evidentemente in questo nostro paese stanno dando ancora tanto e che possono essere una leva importante per darci impulso e speranza per un futuro non semplice che ci aspetta. Grazie davvero. Buongiorno e grazie a tutti voi. Vi porto il saluto della giunta provinciale e un grazie particolare per quello che voi rappresentate, avete fatto e fate per l'Italia e per il popolo italiano, le vostre missioni all'estero, le vostre missioni nel momento in cui i cittadini hanno bisogno, e quindi un grazie particolare a tutti voi. Avete un corpo veramente bello, serio e importante. È con noi oggi a rappresentare l'Associazione Nazionale Alpini il suo vicepresidente vicario Adriano Crugnola. A lui spetta il compito di sviluppare e di svolgere l'orazione ufficiale, il momento più alto di questa nostra